Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, scusate la voce, ma sono raffreddata a un livello che non credevo neanche umanamente possibile. Cioè, veramente, ho passato la Pasqua tra Tachi Flu Deck, sto passando la Pasqua perché è ancora festa, tra Tachi Flu Deck, Vixenex e chi più ne ha più ne metta. Aiuto. Ma è da tanto tempo che sto preparando per voi questo video perché, come avrete letto dal titolo, è un argomento molto complesso e molto lungo. Cercherò di essere il più sintetica possibile, ma secondo me c'è da fare un po' chiarezza, anche perché è in assoluto nella storia del mio canale la domanda che mi fate di più, ovvero si sente sempre parlare di skincare routine, ma cos'è la skincare routine e soprattutto come si struttura? Perché il problema non è andare in profumeria, in bioprofumeria, supermercati e acquistare una crema, ma è capire quale scegliere e come integrarla in una routine che abbiamo già. E a che cosa ci dobbiamo rivolgere? Allora, questo è un argomento che ha una serie di variabili tali. Scusate, ma vedo che la luce non funziona. E allora sto cercando di capire perché non vada. Mi vedrete meglio perché adesso funziona. E è un argomento che ha una serie di variabili tali che veramente è praticamente impossibile dirvi tutto. Però oggi facciamo una bella intro, scorporiamo diverse variabili e poi vi dico già che vorrei farne uno a parte per il discorso della skincare routine integrativa. Che cosa si intende per skincare routine integrativa? Tutto quello che va a integrare il trattamento abituale mattina e sera. Allora, bando alle ciance e cominciamo subito. Per skincare routine noi intendiamo appunto la nostra routine di cura della pelle. In questo caso, skincare routine abbraccia sia la face routine che la body routine. Io oggi mi riferisco alla face routine, quindi parliamo di routine viso. Noi siamo persone che ci troviamo ad avere una proposta. Mamma mia, mi cola il naso, cioè, ragazze, ho messo 4 kg di correttore, 4 kg di fondotinta e sono stesso rossa. Va bene, molto bene. Santalo. Comunque, vi stavo dicendo, avere proposte commerciali pressoché infinite. E quindi come facciamo ad organizzarci? Innanzitutto sembra banale dirlo, ma dobbiamo imparare a capire ed ascoltare la nostra pelle. So che spesso non è facile, ma ci sono un po' degli aspetti chiave che ci palesano il nostro tipo di pelle. Ad esempio, tendiamo a lucidarci nella zona T, presentiamo pori dilatati, abbiamo una sensazione di pelle che tira, nelle guance la pelle ci sembra poco elastica, presentiamo segni del tempo, se sì, hanno un ritorno alla posizione originale o rimangono fissi a prescindere dal tipo di espressioni che noi facciamo. In questo caso, con queste domande, noi riusciamo a dire se siamo miste, grasse, mi. È difficilissimo rientrare pienamente in una categoria di pelle. È veramente difficile, perché al 90% si presentano comunque delle caratteristiche degli altri tipi di pelle, ma è proprio in quel caso che ci arriva in soccorso la skincare routine integrativa o gli intensive. Allora, parliamo, vi ho preparato dei casi. Esempio, proprio per riuscire a non farvi un discorso astratto che poi non vi comunica niente. Prendiamo ad esempio la pelle secca, pelle di cui io tratto troppo poco, mi rendo conto. In questo momento non vi voglio fare una suddivisione per fascia d'età, ma parliamo di una pelle secca, quindi che presenta caratteristiche di scarsa idratazione, scarsa qualità, composizione lipidica. Quindi noi per pelle secca non intendiamo pelle disidratata, perché una pelle grassa può essere disidratata. Per pelle disidratata intendiamo una pelle che ha carenze d'acqua. Una pelle secca, ad esempio, che ha carenze d'acqua è secca disidratata. Secca e basta, spesso si parla di componente lipidica, quindi di quota oleosa. Perciò, se noi abbiamo la pelle secca, l'acido ialuronico ci aiuta? Insomma, è più specifico un siero in olio. Perché tutto quello che è, ad esempio, acido ialuronico, acqua e derivati, reidrata la pelle, quindi in caso di disidratazione. Gli oli sono lipidici e quindi ci aiutano in caso di nutrimento. Questa è la differenza tra idratazione e nutrimento della pelle. Veniamo ad una pelle, appunto, come vi dicevo, secca. Una pelle secca e disidratata, appunto, presenta due caratteristiche di pelle leggermente diverse tra di loro. Quindi, ad esempio, partiamo dalla detersione. È perfetto strutturare una detersione in quota lipidica, quindi con un olio perché è meno aggressivo e perché non ci toglie quel poco appunto di barriera lipidica che abbiamo sulla pelle.
Poi dobbiamo andare a bilanciare anche il suo aspetto, ad esempio, di carenza idrica. E a questo punto, invece che un banale tonico che riequilibra il pH, io sceglierei una Essence in base all'acido ialuronico. Questa, ad esempio, è l'Iris Extra di Kiehl's. Poi ci troviamo a dover scegliere una crema e un siero eventualmente. E qui scatta la domanda: che differenza c'è tra un siero e una crema? Il siero è la parte più attiva della routine, è quella che contiene il maggior quantitativo di principio attivo e che scende più in profondità. La crema lavora più in superficie e ha un peso molecolare diverso. Una cosa sostituisce l'altra? No. Si può mettere solo siero? No. Perché scende talmente in profondità che la parte epidermica superficiale rimane completamente scoperta. Ad esempio, io scelgo l'Aqua Repair Facial Serum di Skin Chemistry. È un siero che contiene acqua di rose e aloe vera. È un siero comunque di per sé che lavora sui flussi idrici della pelle. Buona penetrabilità. Funziona, sì, ma se non lo abbiniamo a una crema giusta, a noi ci sembra di aver sbagliato completamente il prodotto, perché diciamo, cavolo, io lo metto e la pelle mi tira e la sento asciutta, ma non perché il siero non sia buono, ma perché ci vuole qualcosa sopra. Questo discorso lo metterei da parte per il discorso, mamma mia, aiuto, in piena estate, perché comunque in piena estate, ragazze, c'è un caldo tale che facciamo fatica a tollerare una routine strutturata e quindi sceglieremo anche solo volendo un fluido leggero che ci andrà poi a bilanciare il tutto con la routine integrativa. Tornando a noi, cosa ho abbinato a questo siero? È perfetta, ad esempio, la crema di Ordinary Natural Moisturizing Factor EA, quindi acido ialuronico. Questa lavora per idratazione, ok? Con questi due prodotti, con questi tre prodotti, noi abbiamo la tersione lipidica, una buonissima quota idrica nella skincare routine, ma ci manca quella quota lipidica che va a trattare una pelle secca, ma anche disidratata. Ad esempio, diventa perfetto un siero in olio, che un siero in olio, ad esempio, lo utilizzeremo la sera per dargli quel comfort lipidico, quindi di nutrimento di olio, che a una pelle così manca. È molto difficile, capisco che vi sto facendo un discorso astratto, ma sto cercando di farvi capire su che cosa vi dovete orientare all'incirca. La regola generale, se io vi devo dire qual è la parola chiave per strutturare una routine, è bilanciamento. Voi sulla base del check della pelle che vi siete fatte o come vi consiglio io, vi siete fatte fare da un professionista, dovete andare a bilanciare quelle sostanze idratanti, nutrienti, detossinanti, eccetera, virgola, che vanno a strutturare una routine appunto bilanciata che quindi non vi fa sì che la vostra pelle non vi manifesti carenze da un lato o dall'altro. Ok? Prendiamo un altro esempio, un esempio più semplice, un po' più complesso. È innanzitutto, no, più semplice, scusa, parliamo dal più semplice. È più facile se ci rivolgiamo tutti a uno stesso brand? Sì, perché lì non dovete interpretare il concatenarsi dei principi attivi, lo fa già un brand per voi. Esempio, voi sapete che quando mi chiedete il miglior contorno occhio al mondo o il miglior anti-age al mondo, io vi cito e vi citerò sempre la linea Natural Snail di Victoria Beauty. Ad esempio, noi qui abbiamo una mousse detergente idrorestitutiva. Abbiamo un siero che lavora appunto su tutti quelli che sono i fattori di invecchiamento della pelle, compresa l'irregolarità del colorito. Abbiamo un contorno occhi molto completo in termini di rughe, borse e occhiaie. E poi abbiamo la crema che sigilla il tutto ed è una 24 ore. Se io mi trovo a fare un acquisto di questo tipo, non devo capire niente, ho già tutto pronto, no? E qualsiasi sia la caratteristica della nostra pelle, quindi che sia ad esempio matura con caratteristiche miste, matura con caratteristiche secche, è comunque una routine bilanciata. Potremmo andare a lavorare le micro manifestazioni di pelle, quindi ad esempio matura ma con zone secche, con la skincare integrativa, quindi ad esempio con una maschera idratante anti-age, che faccio 2 volte a settimana. Se invece noi pensiamo ad esempio allo stesso marchio ma a referenze diverse, vi faccio un altro esempio. Prendiamo ad esempio una pelle giovane, 30 anni come la mia. Una pelle quindi che è soggetta ai primi segni dell'invecchiamento, quindi già comunque iniziamo ad avere anche una carenza idrica, ma che vive in una città, quindi ad esempio fumatrice, vita stressante, quindi abbiamo bisogno di vitamine, di luminosità. Siamo soggetti a, come si può dire, a pelle asfittica, a pelle poco luminosa, spenta, priva di tono, priva di luminosità. Molto bene, come mi oriento? Prendiamo ad esempio The Body Shop.
vi ho strutturato una routine in questo modo. Di giorno abbiamo bisogno appunto di questo, di un booster idratante, protettivo, fortemente antiossidante, ma che non abbia una texture troppo pesante, perché ci trucchiamo, perché a meno che non siamo in pelle secca e quindi cambia il discorso, tendenzialmente siamo misto secca, mista, misto grassa, normale. Vado con un bel booster di vitamina C per pelli stanche, che mi lavora sulla luminosità, sulla texture della pelle, potentissimo antiossidante. Come bilancio però l'aspetto della carenza idrica, quindi la voglia anche di elasticità e di idratazione? Benissimo, crema la vitamina E. Quindi ho una concentrazione, una routine multivitaminica perfetta per una pelle di 30 anni, ma bilanciata. Lavoro ad esempio con il contorno occhi vitamina E, che quindi è morbido e idratante. E come vado a dare quel risveglio alla pelle, quella voglia di respirare alla pelle? Una cosa meravigliosa, il Glow Reviving Liquid Peel, quindi un peeling chimico alla vitamina C. E vado ad esempio a bilanciare il fatto che comunque la pelle un po' si sporca, quindi a tenere i pori un po' più chiusi e la pelle ben detossinata, con ad esempio un tonico che lavora comunque sul bilanciamento della lucidità della pelle. Qua vi faccio l'esempio anche dell'integrativa, appunto. Spesso appunto se siamo fumatrici, siamo stanche, siamo stressate, manchiamo di luminosità, abbiamo una pelle spenta, manchiamo di idratazione, ma abbiamo caratteristiche di pelle intossinata, specialmente se tipicamente come le donne dei trentenni di oggi, le ventenni e trentenni di oggi, anche quarantenni, abbiamo comunque fenomeni da impurità, perché viviamo in città inquinate, perché mangiamo conservanti, coloranti, respiriamo schifezze. Molto bene, qui lavoro sull'integrativa. Ad esempio scelgo una maschera che lavora sì sulla luminosità, ma è comunque una maschera per pulire la pelle, per detossinare la pelle, e bilancio l'aspetto di tutto quello con cui tratto nella routine giornaliera con un'altra maschera, quindi sarà un 1 più 1 settimanale, che è un energizzante Radiance che lavora all'açaí, no? Quindi un potentissimo antiossidante che segue un po' il mood, il concept della linea vitamina C. Ci sono tantissime variabili in questo discorso, però voglio farvi capire cosa sto dicendo. Una cosa importantissima sul discorso del bilanciamento che vi ho fatto è: dobbiamo stare molto attenti all'azione che svolgono i principali principi attivi dei prodotti che scegliamo. Esempio, mi acquisto un siero all'acido ialuronico, un siero ad acido ialuronico a peso molecolare alternato. Che cosa vuol dire? Avendo più pesi molecolari, va a stratificare, ad appoggiarsi a zone, ad altezze differenti della pelle. Ecco perché si dice che è stratificante. Qua succede, se io voglio che questo prodotto nel tempo agisca stratificando, quindi rimanendo lì e via via aumentando il suo quantitativo nei limiti di quello ovviamente che è la cosmetica, io non posso usare un prodotto del genere e poi ad esempio il mattino questo e la sera una crema retinolo, perché è un esfoliante, quindi metto, tolgo, metto, tolgo, metto, tolgo. Quando noi scegliamo una routine deve seguire un concept, no? Se vogliamo lavorare sulle carenze idriche, sulle carenze lipidiche, sulla pelle impura, su un discorso di antietà, e poi antietà che cosa? Rughe, linee sottili, rassodamento, cedimento strutturale, irregolarità del colorito, tutti questi aspetti. Sceglieremo un anti-age globale se abbiamo bisogno di curare tutti questi aspetti. Se noi abbiamo una pelle age, ma che comunque la cosa maggiore che presenta è microcedimenti e molte linee, andiamo a lavorare con tanto acido ialuronico. Quindi è lì che è molto importante farvi fare uno skin check da una persona competente, perché una volta che sapete realmente il vostro tipo di pelle, che tipo di carenze e di necessità ha, poi ogni volta che voi acquistate un cosmetico leggerete l'inci e andrete a cercare di capire come incastrare i principi attivi. Non riuscite a fare questo discorso, siete in difficoltà perché giustamente non è il vostro lavoro e dite: senti, io non riesco a incastrarmi i principi attivi o andare a comprare brand diversi. Molto bene. Un'altra cosa che vi può essere d'aiuto sono i kit già pronti, ad esempio questo è di Diego Dalla Palma Professional, si chiama Strategia 30 giorni ed è
una routine strutturata per un mese intensive che lavora su rughe, pori incarnati. Sono un po' quei prodotti, beauty all over, no? Quelli che agiscono un po' su tutti i segni, su tutti i principali segni della pelle, come ad esempio può essere questo, può essere il Visionaire di Lancôme, tutti quei prodotti che vi dicono un po' correzione degli aspetti che ci piacciono meno della pelle. Questo, ad esempio, avete giorno, sera e siero intensive. Quindi comunque avete fin le manualità applicative nella confezione, quindi non c'è niente da capire. Però, oppure, ad esempio, vi rivolgete ad un marchio e fate un monomarca. Ad esempio, qui io ho ricevuto il regalo dalla mia più cara amica Natale, più ho acquistato io una cosa, una linea secondo me molto interessante, la nuova di Roger Gallet, Laura Mirabilis. Questo è un trattamento che lavora proprio in correzione e in ripristino della luminosità, quindi per chi va bene un po' per tutti. Ovviamente sceglierete la texture della crema, cioè noi abbiamo una maschera demacchiante, quindi un detergente intensivo e un tonico che poi è un aceto di bellezza in bifase. Poi abbiamo un siero, è un siero molto figo perché? Perché è in doppia fase. Quindi noi qui abbiamo esattamente le due principali necessità della pelle, la fase idrica e la fase lipidica. Una volta che noi lo shakeriamo, si miscelano. Dov'è quindi che inizio a dare specificità a questa skincare routine, rimanendo nel monomarca? Io, ad esempio, per la mia pelle, quindi una pelle mista, ho scelto il fluido leggendario 24 ore. Perché? Perché una texture fluida è più leggera. Ma c'è anche il boom in questa linea, quindi un balsamo ricco per pelli secche. Lì andate con la specificità nel tipo di crema che volete abbinare a un siero, a una routine di detersione che va bene un po' per tutti se cercate quello che offre questo tipo di prodotto. Andiamo ad un altro esempio, una pelle iperreattiva. La pelle iperreattiva è molto difficile da trattare, deve stare attenta a una serie infinita di componenti, stabilita ovviamente che non sia un ingrediente ad alia reattività. La pelle iperreattiva solitamente deve stare sul basic più basic che non si può, ad esempio Bioderma, io ho avuto una reazione allergica ai miei esperimenti di testing sfrenato, Bioderma per la detersione. Sensifin Fluid DSWear che adesso è finito. Considerate che questo ha niacinamide al 2% e olio di cotone. È un fluido dermapassant, quindi dermolenitivo per pelli intolleranti e poliallergiche. Ad esempio, associo questo a questo. Un tonico leggero che sia semplicemente acidificante del pH, o potete scegliere ad esempio anche una essence che non contenga alcol, meglio ancora un'acqua di rose naturale, quindi qualcosa proprio che non vada in alcun modo ad aggredire la vostra pelle. Ma mettiamo ad esempio pelle iperreattiva che però presenta delle caratteristiche di pelle intossinata, perché io ad esempio posso avere la pelle iperreattiva ma avere zone con punti neri, qualche brufoletto, eccetera, mi luce una zona T molto bene. Posso lavorare con un booster, ad esempio un booster detox, che andrò ad aggiungere non nella mia skincare routine quotidiana perché sarebbe troppo per una poliallergica, però, ad esempio, nella skincare integrativa scelgo una maschera bianca. Questa è ottima di Rangai, considerate che contiene soltanto, cioè soltanto la base è caolino e olio d'oliva, punto. Quindi non può dare, cioè è difficilissimo. Che ha fenomeni di sensibilizzazione. Questa con qualche goccia di trattamento detox o anche solo questa vi dà quella mano, come vi dicevo prima, nella fase di routine integrativa per far sì che si possa non aggredire la pelle ma andare a bilanciare le micro manifestazioni di cui parlavamo prima. Prendiamo un altro esempio che vi posso fare, ad esempio è una pelle pressoché normale, la classica pelle normale, che poi normale non esiste, però diciamo che non presenta nessuna caratteristica estrema di nessun tipo di pelle. Facciamo finta che comunque è una persona che vive in città, facciamo finta, viviamo in città, quindi comunque inquinamento, esattamente il discorso che vi facevo prima. Quale può essere una buona proposta? E qui ad esempio mi sposto al naturale, anche per chi giustamente usa il biologico e il naturale. Perfetto, da giorno sceglierò un trattamento fantastico di Madara che è lo Smart Antioxidant. Lavora proprio sulle caratteristiche di una pelle che comunque è nella fascia d'età in cui abbiamo bisogno di trattare le microrughe o prevenire le future, quindi i segni, o pori dilatati, colore irregolare, quindi quelle creme un po' mise en beauté. E abbiamo la versione fluid per pelle mista o la versione cream per pelle normale o tendente al secco.
Come vado a lavorare con l'anti-age per eccellenza? Ad esempio, questo è di pura vita bio ed è l'ialuronio, quindi un siero che va proprio a lavorare sul discorso dell'elasticità della pelle. Andiamo, vi cito poi Purofi, che in una routine di questo tipo sarebbe perfetto. E cosa usiamo? Usiamo il Cleaning Foam Multi Action, quindi è un detergente che si può utilizzare anche come maschera, è proprio un detergente intensivo. Con un tonico meraviglioso che è l'Alpha Tonic, che è specifico antinquinamento. Quindi non solo lo usiamo come tonico, ma come schermo protettivo nei confronti dell'inquinamento. Su Purofi vi farò un discorso a parte perché è un'azienda che usa delle tecniche e degli attivi molto interessanti, i bioliquefatti, quindi insomma c'è da parlarne molto. Però adesso era per farvi un esempio. E come intensive, cosa mi vado a scegliere? Sempre di Pura Vita, ad esempio, la maschera viso anti-pollution, che usiamo due. Massimo 3 sere a settimana e ci aiuta proprio per tutto il discorso di prevenire anche quelli che sono i segni dell'invecchiamento tipici di chi abita in città inquinate. Se ci spostassimo dal discorso ecobiologico, vi direi ad esempio per la detersione il Claren, il Demaquillant Antipollution con la Moringa. Sapete che la Moringa è uno degli strati più famosi per l'antinquinamento, lo utilizza anche Liquid Flora nella linea Urbena. E ad esempio potrai sfruttare sempre di SVR l'Hydracide Broom Eclat. Questo è uno spray che si applica sul viso una volta terminata la routine, vitamina C e acido ialuronico con filtro UVA UVB e filtro antinquinamento. Quindi abbiamo una bella quota di idratanti, di acqua, di antiossidanti e uno schermo antinquinamento. Quindi, riassumendo, ho cercato di essere generica ma di farvi capire, no? Quindi voi vi trovate a scegliere un prodotto, di impostare una routine. Quindi se avete dei dubbi vi consiglio di stare sullo stesso brand. Se lo stesso brand, se tutto lo stesso brand può essere costoso, perché se io scelgo Chanel, fare una routine tutta Chanel diventa costoso. Quindi ricordatevi che il prodotto per cui vale la pena di più spendere è i prodotti che restano di più a contatto con la nostra pelle. Quindi, se posso chiudere un occhio sul detergente, ovvio che un buon detergente è meglio di un detergente balordo, ma dovendo scegliere, il detergente resta veramente poco tempo a contatto con la nostra pelle, quindi che sia buono ma non costoso ci può stare benissimo. E poi via via dobbiamo lavorare cercando di ottenere un obiettivo. Quindi, pelle spenta, cosa cura la pelle spenta? Ad esempio, idratazione e vitamine, molto bene. Vitamina E, vitamina C, acido ialuronico, pelle secca, secca e basta. Oli in detersione, oli in siero, acido ialuronico, quindi acqua in trattamento. Pelle, ad esempio, age, che non presenta caratteristiche particolari, se non ha bisogno di un anti-age globale. Anti-age globale, pelle reattiva, ve l'ho già detto, quindi dobbiamo prima capire che cosa vogliamo curare e poi cercare, come ad esempio vi ho fatto vedere qui, in questa routine vi ho proposto quattro marche diverse, ma non è importante la marca, è importante che lavorino per lo stesso obiettivo. Ovvio che se scelgo una routine naturale, non ha poi molto senso usare il siero chimico e la crema naturale, perché lavorano proprio secondo un concept diverso. Non interagiscono bene tra di loro, lavorano proprio anche ad altezze diverse, non usando i carrier, non riescono a penetrare allo stesso modo. È proprio un tipo di cosmetica differente, quindi vi consiglio di seguire lo stesso concept, se è naturale, naturale, se è di profumeria tradizionale, di profumeria tradizionale. Iniziate sempre dalla detersione, bilanciate sempre la detersione. L'ideale sarebbe la detersione in due fasi, no? Una toglierà tutti i residui idrici, quindi trucco, inquinamento, e l'altra toglierà tutti i residui lipidici, quindi unto e sporco della pelle. Perfetto usare un olio e un detergente schiumogeno. Qui non me lo sto. Ah, sì. Ad esempio, un olio e un detergente schiumogeno, la detersione è perfetta, ma non per una pelle iperreattiva, perché una pelle iperreattiva, meno la aggrediamo, meglio è. Il contorno occhi invece, mi sono fatto un buco del maglione top, è un discorso un po' diverso perché il contorno occhi va slegato da quella che è l'età apparente della pelle e si analizza solo questa zona.
L'ideale per me è scegliere sempre contornocchi globali, quindi il mio migliore, per me il migliore al mondo è l'Hydravest, ad esempio, che mi faccia cedimenti strutturali, rughe, borse e occhiaie. Se io ad esempio utilizzo l'All About Eyes di Clinique, è uno specifico occhiaie. Se io utilizzo, qui non ne ho prese ad esempio, comunque in base al tipo di prodotto che scegliete sapete a che tipo di inestetismo va a combattere e lì lavorate. Se ad esempio vi siete strutturati una skincare routine, vi piace, ma trovate comunque che la vostra pelle sia leggermente carente di idratazione, non cambiate tutta la routine, comprate un intensive, questo ad esempio è il Vital Active Plus ed è un concentrato di acido ialuronico, li fa anche Collistar, li fanno diversi marchi, andate a intensificare un concentrato che abbia il principio attivo che voi state cercando. O ad esempio, se trovate che la vostra pelle abbia una grana spessa, qualche macchiolina, eccetera, ma vi trovate bene con la vostra crema, la vitamina E da tutta la vita, non andate a impazzire per strutturare un'antimacchia. Ad esempio, acquistate un concentrato puro di acido glicolico che userete come siero al di sotto della vostra crema. Mi raccomando, la protezione solare. So che sembra stupido, ma non lo è. Ragazze, cioè, il sole purtroppo fa molto bene, ma fa anche molto male, specialmente il sole. Non buono, preso senza filtri. Anch'io non amo le protezioni solari in città, se non quelle specifiche da città. La crema che io uso al mare non è quella che io uso in città. In città ci sono degli schermi specifici, lo fa Clarins con l'Ecran, lo fa il City Sunblock di Clinique. Sono prodotti specifici, o lo fa Caudalie. Schermi solari specifici da città con texture molto leggere e con filtro antinquinamento. Quindi, riassumendo, io spero di esservi stata utile, spero che il mio discorso sia stato comprensibile. Più che altro per farvi capire che dovete avere un obiettivo e lavorare in quella direzione. Luminosità, carenza idrica, carenza lipidica, nutrimento, pelle sporca, pelle grassa, pelle acneica, qualsiasi cosa. E poi o scegliete di muoversi nello stesso marchio o lavorate con marchi diversi, anche a costi diversi, ma seguendo un obiettivo, con dei principi attivi che lavorino in quella direzione. Io spero di esservi stata utile, se è così lasciatemi un bel like, se vi va iscrivetevi al canale, io credo che il segreto per far crescere un canale sia il sostegno della community che lo guarda, quindi più condividete i video, più li fate vedere alle vostre amiche, più mettete mi piace, più i video sono visibili, più il canale cresce. E io credo che il canale non sia fatto da chi fa i video, ma dalla community che siamo noi che lo animano, un canale. Fatemi sapere anche nei commenti se vi interessa un video dedicato solo alla skincare routine integrativa. Quindi ho la mia routine, come vado a bilanciare, l'importanza di sfogliare la pelle, come scelgo le maschere, se ha senso usare le maschere da notte. Insomma, è un discorso talmente ampio che questo video durerebbe 3 giorni. Quindi fatemi sapere tutto nei commenti. Spero di esservi stata utile. Scusate la voce nasale. Un bacione nel prossimo video.